ma magari l'avessi avuto io. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Esatto ragazzi, magari l'avessi avuto io un kit FPV come questo, tutto sarebbe stato davvero molto molto più semplice. Oggi avete capito, parliamo di lui, il Cetus Pro di Beta FPV, questo marchio che nell'ultimo anno è esploso tantissimo perché sta proponendo tantissimi droni, tantissima innovazione, secondo me tantissima tecnologia che sta portando su questi piccoli droni FPV. E tra gli ultimi prodotti arrivati nel catalogo di Beta FPV c'è appunto lui, il Cetus Pro, appunto l'evoluzione della versione non Pro, che dà tantissime cose, secondo me vantaggi in più rispetto alla versione precedente, ma soprattutto ragazzi è un kit FPV che vi permette di imparare senza diventare matti. Io quando ho iniziato ad utilizzare i droni FPV sono partito proprio utilizzando un drone FPV classico. Sono partito ovviamente con un 2,5 pollici, però un drone diciamo molto molto classico, quindi non è stato per niente semplice arrivare ad utilizzare un drone FPV in modalità acro, perché soprattutto non avendo un prodotto di questo tipo che ci fa fare diciamo da nave scuola, che ci permette di arrivare ad utilizzare il drone in acro in modo graduale, riducendo i tempi e riducendo anche le spese economiche, perché comunque partendo di punto in bianco con un drone FPV classico si rischia di metterci molto tempo ad imparare a utilizzare un drone in acro, spesso magari smettiamo prima di aver imparato perché ci arrendiamo, e soprattutto c'è anche il lato economico, dove comunque all'inizio il drone lo facciamo andare a sbattere a destra, a sinistra, piante, rami, pali, cioè di tutto di più, e quindi anche il costo di andare a sostituire i pezzi che andiamo a danneggiare, mentre con un kit come questo tutto diventa più semplice. È vero poi che esistono i simulatori, che davvero adesso hanno raggiunto un livello altissimo, che praticamente ci fanno davvero apprendere l'utilizzo di un drone FPV, ma io non riesco ad utilizzarli. Purtroppo dopo circa 4, 5, 6 minuti che utilizzo il visore, che poi è lo stesso visore che utilizzo quando utilizzo i droni realmente, mi viene un senso di nausea incredibile, quindi devo smettere. Allora praticamente ho dovuto rinunciare ad utilizzare quello che sono i simulatori, che sarebbero davvero stati utili per apprendere ed imparare ad utilizzare il drone senza andare a schiantare continuamente un drone realmente, mentre se avessi avuto un prodotto del genere anche senza simulatore sarebbe stato tutto più semplice. Ma adesso andiamo a vedere da vicino com'è questo Cetus Pro e perché è un drone che ci permette di imparare in maniera, se vogliamo, agevolata la modalità acro, meglio ci porta fino alla modalità acro. Allora, il drone vi arriva in questa valigetta, direi già lei tanta roba per il trasporto, quindi possiamo portare il drone, il radiocomando e il visore, sì, perché all'interno abbiamo tutto tutto questo ed è tutto pronto all'uso. Allora qua abbiamo i manuali di istruzione, ovviamente quello più completo è quello quick start, quindi per l'avvio veloce. Manuali sono in inglese. Poi da questa parte, andando ad aprire questa cinghia a velcro, abbiamo il visore, poi abbiamo il radiocomando. Adesso vado a tirare fuori tutto, poi vi spiego tutto nel dettaglio. Da questa parte abbiamo il piccolo drone, che ragazzi è piccolissimo, ma è tanta tanta roba davvero, poi ve lo spiego nel dettaglio anche lui. E qua da parte abbiamo questa sacchetta dove all'interno abbiamo il carica batterie, abbiamo la chiavetta per andare a sostituire le eliche, quindi facendo leva andiamo a sostituire le eliche senza danneggiarle, e poi abbiamo le eliche di ricambio, un cavetto per la ricarica appunto delle batterie e due batterie incluse. Le batterie sono delle batterie 1S da 450 mAh. Quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione, e come avete intuito avete tutto il necessario per essere pronti ad utilizzare il drone appena vi arriva a casa. Sì, perché lui ha le batterie ricaricabili incluse, quindi abbiamo nel visore questa presa Type-C per ricaricare le batterie incluse, quindi basterà accenderlo e lui è già pronto per essere utilizzato. Qua da parte abbiamo i tasti per la ricerca del canale, poi abbiamo il radiocomando, che però io accantonerei un attimo, a parte farvi vedere che ha anche queste protezioni in gomma per non andare a rovinare gli stick appunto quando ho inserito il drone all'interno della valigetta.
e poi il radiocomando, ragazzi, è ben fatto, e quello è una cosa già che ci fa capire il livello di questo piccolo drone, perché il radiocomando è bello come impugnatura, bello come materiali. Qua abbiamo il tasto d'accensione, presa di ricarica anche del radiocomando Type-C. Qua sotto abbiamo i tasti per il bind e il setup, però non c'è bisogno, all'inizio potete accenderlo e già è bindato con il drone, quindi non dovete fare assolutamente niente, siete già pronti a volare. E qua abbiamo quello che è veramente il lato interessante di questo radiocomando e del drone stesso. Allora, il radiocomando ha questi quattro switch. Abbiamo questo switch che è quello che arma e disarma i motori, questo switch che è quello che ci dà le tre modalità di volo del drone, quindi avremo, tirando verso il basso, la modalità principiante, che è questa una delle cose più interessanti di questo drone, che è uno dei primi passi per imparare ad utilizzare il drone, perché comunque utilizzare un drone col visore, già quello è un impatto particolare, già un impatto che all'inizio magari ci può spiazzare, quindi avere un drone che comunque sta fermo in aria e mantiene la quota è tanta roba per imparare. Questo è il primo passo, perché lui, ragazzi, il drone, vedete qua sotto, ha da questa parte l'optical flow, quindi ha una telecamerina che va ad inquadrare il suolo. Qua invece abbiamo il sensore laser, sempre per un discorso di mantenimento della quota, e poi abbiamo il barometro. Quindi questi tre componenti messi assieme danno una stabilità incredibile al drone, quindi avere un drone FPV per chi inizia, che sta fermo in quota, è sicuramente il primo passo per imparare, e imparare in maniera graduale, quello che ovviamente veniva a mancare con i droni diciamo più classici FPV. Ma la cosa bella di questo drone è che, appunto, andando ad utilizzare questo switch, potremo andare a cambiare la modalità di volo, quindi da questa modalità in cui il drone sta fermo in quota e ci permette appunto di imparare in maniera facile, poi vi faccio vedere come sta fermo in quota, mettendo lo switch in mezzo avremo una modalità angle, quindi questa modalità che il drone lo dobbiamo sì pilotare noi, quindi non starà più fermo in quota da solo, ma saremo noi con lo stick dargli la quota che vogliamo. Ovviamente però in angle il drone sarà leggermente meno aggressivo negli spostamenti, queste inclinazioni saranno fino ad un certo punto, quindi lui si inclinerà ma fino a un certo punto, però è già il passo per avvicinarsi alla modalità acro, perché già volare in angle comunque è il primo passo verso l'acro, e farlo sempre in sicurezza e senza avere preoccupazione e paura di rompere il drone è sicuramente una cosa importante. E infatti l'ultima possibilità che abbiamo con lo switch tirandolo verso l'alto è mettere il drone in modalità acro, quindi avere il drone totalmente nelle nostre mani, quindi lui si inclinerà tantissimo, e questo che gli permetterà poi anche di fare i flip verso destra, in avanti, indietro e via dicendo. Poi andiamo avanti con il radiocomando, da questa parte abbiamo un altro switch che è davvero importante anche lui, appunto sempre per un discorso di scuola FPV, che ci permette di avere tre modalità di aggressività del drone. Avremo, tirando lo switch verso il basso, una modalità lenta, in mezzo una modalità media e in alto una modalità veloce, quindi il drone avrà un comportamento molto più reattivo, un po' meno reattivo o poco reattivo, e questo è appunto un altro vantaggio che abbiamo per imparare a pilotare un drone FPV, e tutto senza dover diventare matti in configurazioni, in programmazione, tutto pronto all'uso. Ed è appunto questo il vantaggio di tutto, perché accendiamo, decolliamo e decolliamo in maniera sicura quel drone livellato che sta fermo, un po' come può essere un drone tipo questi, un Mini 2, un Zino Mini Pro, cioè questi droni che stanno fermi da solo e lui ci va molto vicino, però poi da lì piloteremo noi il drone in FPV, e poi man mano andremo a scalare con lo switch in base a quello che è, diciamo, il nostro miglioramento nel pilotare gradualmente il drone. Allora, il drone, come vi ho detto, è piccolissimo, leggerissimo, parliamo di 33 grammi di drone senza le batterie, questo gli permette di avere diciamo una resistenza agli urti, alle cadute, a tutto, anche perché il drone, come vedete, è completamente protetto, la videocamera è completamente protetta, le eliche protette, cioè, e poi è di una plastica che resiste praticamente a tutto, e questo è un vantaggio incredibile. Anche sotto vedete com'è semplice, i cavi tutti belli, senza che
si possano andare a strappare o danneggiare. Anche l'antenna, vedete, è infilata qua. La VTX monta una VTX da 25 mW, quindi avete un range come ritorno video che va più o meno intorno ai 70-80 metri, non di più. Ma ovviamente più vi allontanate da voi, meno potrete girare intorno a alberi, piante, perché comunque il segnale potrebbe interrompersi dal punto di vista visivo, perché comunque 25 mW non sono tanti. Se andate dietro ad ostacoli abbastanza importanti, il segnale potrebbe andare, soprattutto se siete già un pochino lontani. Poi, come vi stavo dicendo prima, le batterie sono due. Questo è un caricabatterie che trovate. Le batterie vanno a in questa maniera, e la cosa bella è che il caricabatterie ovviamente ha una Type C. Potete utilizzare, come sto facendo io in questo momento, per caricare le batterie anche un power bank, oltre che a un alimentatore, quindi se siete in giro potete ricaricarle con il power bank. I motori sono brushless, quindi abbiamo un dronino che comunque ha una bella potenza, anzi in certi momenti se lo mettiamo in acro è davvero potentissimo, secondo me, per le sue dimensioni, e questo gli permette di volare ovviamente anche all'esterno, che comunque con i motori brushless volare all'esterno è sicuramente più semplice che quando abbiamo i motori brushed, perché a livello di prestazioni questi spingono molto di più. Adesso volevo farvi vedere il discorso della stabilizzazione che ha questo drone con il suo comparto optical flow, laser e barometro. Allora, la batteria è semplicissima, basta infilarla in questa maniera e è già tutto pronto. Vado ad accendere il radiocomando, dobbiamo tenere premuto il pulsante un po' fin quando sentiamo un suono. Perfetto, a questo punto lui è acceso, mi assicuro che gli switch siano tutti verso il basso, che voglio che il drone in questo momento sia in modalità stabilizzata. Vado ad accendere il drone. Ok, vedete che non lampeggia più perché si è diciamo bindato appunto con la radio, e tutto questo senza che facciate niente una volta che il drone vi arrivi. Anche il discorso del visore è semplicissimo, lo faccio vedere subito prima di decollare. Allora, andiamo a accendere il visore tirando questo piccolo interruttore. A questo punto vedete che non si vede niente, perché in questo momento lui non è sulla stessa frequenza, sulla stessa banda e frequenza della VTX del drone. Quindi andremo a tenere premuto questo tasto qua, quello diciamo sul lato destro, tengo premuto, poi lascio, ed ecco che lui ha trovato la frequenza. Quindi vedete che adesso il drone inquadra appunto e trasmette il segnale al visore. Allora, come vi dicevo prima, adesso facciamo la prova stabilizzata, quindi la faremo qua appunto per farvi capire quanto è stabilizzato. Vado ad armare i motori, quindi con questo switch qua armo i motori, do gas. Guardatelo, è qua fermo, è qua davanti a me, io non sto toccando niente, è fermo, immobile. Si muove leggermente, ovviamente non è un hovering incredibile, ma è quello che ci permette di imparare a pilotare un drone all'inizio della nostra esperienza FPV, ed è fantastico. Perfetto, l'ho fatto scendere perché altrimenti nel microfono non si sentiva più niente, probabilmente quello che stavo dicendo, ma avete visto che stabilità, e qua c'è poca luce, quindi l'optical flow qua lavora pochissimo, perché comunque c'è una luce non come quella che possiamo avere con il sole o quella che c'entra dalle finestre, quindi lavorava probabilmente di più il sensore laser che l'optical flow, però è giusto per farvi capire che stabilità. Ovviamente questo è il primo step, poi andando con l'interruttore in mezzo andremo a disattivare questi sensori, quindi il drone dovrà essere pilotato da noi, come state vedendo adesso in queste immagini, perché comunque l'unica cosa che ha ovviamente per registrare queste immagini dovuto usare il mio visore, perché il visore che vi viene dato ovviamente col drone non registra il DVR, quindi non registra quello che state inquadrando con il drone. Ho utilizzato il mio visore appunto per darvi la dimostrazione di cosa è in grado di fare questo piccolo drone. In casa o sul terrazzo, come l'ho usato io, meglio in angle, perché in acro, che aumenta anche le prestazioni, diventa davvero impossibile o molto molto difficile utilizzarlo in casa o su un terrazzo come il mio, dove è pieno di cose, di ostacoli. Quindi in angle sicuramente è meglio in queste situazioni. Se invece lo portate in zone ovviamente più ampie o dove avete meno ostacoli e tutto, lì allora potete utilizzarlo in acro. Poi se volete potete utilizzarlo in acro anche in casa, nessuno ve lo vieta, però sappiate che è molto molto
complicato, ma perché ci sono troppi ostacoli. E un'altra possibilità che avete con questo radiocomando e con questo drone già tutto preconfigurato anche in questa funzione è che se nel caso il drone dovesse precipitarvi, atterrare ribaltato, basterà andare ad attivare lo switch qua sotto, dare un colpo di gas ed eccolo qua, il drone si è raddrizzato e a questo punto armate i motori e potete decollare. Quindi ragazzi, avete visto quanto è completo questo drone, quante possibilità di utilizzo vi dà a livello di grado di difficoltà fino a portarvi ad utilizzare un drone in acro, che può essere anche un DJI FPV pilotato in acro, che poi è quello per cui dà il massimo di sé, diciamo utilizzandolo in acro, o utilizzare un drone FPV di questo tipo, di dimensioni anche da 5 pollici come questo, perché comunque una volta che avete imparato le basi del pilotaggio in acro, ragazzi, pilotate qualsiasi cosa. Ovviamente dopo tutto quello che diventano quello che sono le acrobazie, quello è un altro discorso ancora, ci si complica ancora molto di più la vita, però sto parlando appunto per iniziare e ad arrivare a pilotare un drone in FPV senza smettere prima di arrivarci, perché siete, diciamo, demoralizzati perché non ci riuscite. E con un kit, ragazzi, come questo fate davvero tutto in maniera giusta e ci arrivate sicuramente a pilotare un drone in FPV in acro. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la prova di questo Cetus Pro di Beta FPV vi è piaciuto e vi è stato utile, vi lascio il link qua sotto in descrizione nel caso vogliate acquistarlo. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato e di avervi trasmesso cosa vuol dire imparare a volare ed imparare a arrivare ad utilizzare un drone in FPV in acro, che è, diciamo, quello che è, per cui è divertente ed è quello che ci dà l'adrenalina quando utilizziamo un drone FPV, è utilizzarlo in acro, perché lì veramente il drone è nelle nostre mani, nel bene e nel male. Poi arrivare ad utilizzare un drone FPV in acro e fare acrobazie, quello è un altro discorso, ma sicuramente qua abbiamo tutto per arrivare almeno a divertirci in FPV. Poi pian piano si iniziano a fare le acrobazie, che potete già iniziare a fare anche con questo, perché comunque le sue capriole le fa, quindi già questo vi dà qualcosa in più. Poi ovviamente si arriva ad utilizzare e fare cose più impegnative se uno vuole, se no ci si ferma e si fa quello che ci si sente, però sicuramente lo scopo è arrivare a pilotare in acro. Quindi ragazzi, se questo mio video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, posti dove vado a volare, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posterò anche i codici sconto probabilmente di questo Cetus Pro di Beta FPV. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!